Forse la notizia più bella per lo Iacono è questa. Mister 100 presenze, però forse volevi festeggiare con una vittoria. Eh sì, è un grande traguardo raggiunto, quello delle 100 presenze, è stato molto emozionante, molto bello, peccato per il risultato che purtroppo non ha accompagnato questo importantissimo traguardo. Sei una delle certezze di questo Foggia quest'anno, cosa è cambiato in questi anni, come sei cresciuto, qual è il tuo parere sulla tua carriera foggiana, quali sono le emozioni di questi anni a Foggia? Eh sì, sono partito qui dalla Serie D, poi pian piano ogni giocatore fa il suo percorso calcistico. Sono cresciuto di anno in anno grazie al mister, grazie comunque a tutti lo staff e i compagni di squadra. Diciamo che qui mi trovo bene, cerco di applicarmi anno per anno, soprattutto negli allenamenti, e quindi cerco di migliorarmi sempre di più. Cos'è mancato oggi al Foggia, soprattutto nel primo tempo? Ma è mancato, forse siamo stati distratti in qualche occasione, abbiamo preso due ripartenze, abbiamo subito due gol, purtroppo forse ci siamo allungati un po' troppo in alcune situazioni, però siamo stati bravi a riprenderla nel secondo tempo, però ci è mancato magari il guizzo finale per prenderci la vittoria. Sfruttato poco il doppio turno casalingo, ora Catanzaro per vincere. Sì, è stato sfruttato poco, comunque in casa è sempre uno stimolo in più giocare. Purtroppo non siamo riusciti a vincere, adesso ci dobbiamo rimettere nel nostro cammino e andare lì a Catanzaro a giocarci la partita. 100 presenze, quante ne sogni ancora col Foggia? Beh, ne sogno tante perché comunque qui sto bene, sono 4 anni e sono stato benissimo. Spero di stare tanto, tanto, perché mi fanno vivere grandi emozioni i tifosi, i compagni di squadra e tutta la società.